io fra 2 minuti comincio. Giuro! E questo è tutto il fame. Allora, sei dando tu? Guarda questa! Ah no, è la salita qua. È la salita sul cassetto, eh? Ma che stupidi! Alla provincia da vedere. Ce l'ha già diretto? Dalla... dalla Simo? La diretta sempre da lì. Sì. Sempre una comica. Lo prendiamo in giro per una cosa raccolta. Questo è da uomo, però lì è da checca la cosa raccolta. E lui dice, va bene, allora sono gay. Mi sono pianto se vuoi dare. Abbiamo già pensato un po'. Sì, okay. Un po' lo è. Solo parlate pure, solo con un tono un po' più basso, grazie. Buongiorno, buonasera, anzi devo cambiare saluto visto l'orario. Allora, devo mettere le cuffie intanto. Fatemi sapere se sentite. Io vedo tutto a mosaico. Non so voi, io vedo mosaico. Effetto mosaico. Ah, Anna Maria, ben arrivata. Attendo la vostra conferma che mi sentite. Diciamo che se voglio tenere le cuffie mi devo togliere gli orecchini. Mio malgrado, sole e luna. Eccoli qua. Stella, ciao, ben arrivata. Allora, io vedo proprio maluccio. Stella, pure io cosa? Cosa mi stai dicendo? Ah, pure io ci sono, buonasera, sì. Ben arrivate. Anch'io vedo mosaico. Aspettate che... Ragazzi, mi potete aprire... Tommy, Bea, scusate, chiedo ai miei assistenti. Potete aprire al massimo le porte, per favore, sì, che si vede tutto effetto mosaico qua. Sì, hai ragione, forse dopo un po' si sistema, però per il momento non si è ancora sistemato. Speriamo in bene, perché fare la diretta così non è proprio il massimo. Allora, stasera abbiamo un tema veramente... spettacolare. Intanto mi dite per favore, l'effetto mosaico c'è purtroppo, speriamo che se ne vada al più presto. Ditemi invece se mi sentite, se mi sentite bene. Fatemi sapere se si sente bene la mia voce, per piacere. Allora, non riesco ad avere... Se qualcuno mi dice se si sente, io vi ringrazio. Ciao Katia, ben arrivata. Taziana, ben arrivata. Stella,
Mi fate sapere se si sente bene la mia voce, per favore. Io continuo a vedere veramente malissimo, non so cosa fare, non so se provare a spegnere e riaccendere. Si sente bene, perfetto. Già una cosa buona l'abbiamo appurata, che almeno la mia voce si sente. Allora, io avrei voluto presentarvi la mia mamma, ma mi sa che l'effetto mosaico non ci sta. Oh, è un po' migliorato, mi sembra. Allora, vi presento la mia mamma, mamma Bruna. Oggi abbiamo un tema veramente cosmico, veramente universale, veramente intenso. Non ci sono abbastanza parole per definire il tema che ho scelto di proporvi oggi. Il motivo. Mamma mia, come si vede male, continua a vedersi male. Io quasi quasi provo a spegnere e farla ripartire. È veramente brutto, brutto, brutto. Ma proprio brutto, brutto, brutto. Ok, va bene, basta. Proviamo lo stesso a partire. Oggi tengo qua la foto mia della mia mamma per farci compagnia. Tutto è nato da un ritrovamento. Ho ritrovato una dichiarazione d'amore di mio figlio di esattamente 20 anni fa. Mi ha scritto un biglietto che ho usato anche come. Purtroppo si vede male, lo so, e non so che cosa fare. Si vede veramente male. Io non so se provare a spegnere e riaccendere. Quasi quasi provo a spegnere e riaccendere. Guarda come si vede. È dall'inizio della diretta che si vede così. Mamma usa il 4G. Che cos'è il 4G? Ah, aspetta, mi La faccio. connessione da... Ma qua si vede benissimo. Allora non so cosa dirti. Qua. Ciao Maria, ben arrivata. Mirella, ben arrivata. Silvia, Patrizia, Laura. Ciao carissime. Datemi ancora qualche minuto perché mi dite se si vede. Sta aiutando mia figlia, sta toccacciando il cellulare per cercare di capire se si può migliorare. Non darti pena anche se non ti si vede benissimo. Ti ringrazio, Mirella. Forse hai ragione tu, non devo darmi pena. Allora, seguirò il tuo consiglio. Nel frattempo mi faccio aiutare da Bea. Sono davvero dispiaciuta perché il tema di oggi è speciale e vorrei dedicare veramente. Io vedo male, lo so, Stefi, hai ragione. Come io quasi quasi provo a spegnere e riaccendere perché non so che cos'altro. Ora meglio, dice Patrizia. Sì, ma me è un meglio. Aspetta, Oh, no. ecco, forse ce l'abbiamo fatta. Sì, forse ce l'abbiamo fatta. Direi che ora è normale. Doveva arrivare la mia meravigliosa Ho Bea. messo il 3G, i dati cellulari. Usa dati cellulari. Se si spegne di colpo, Perché boh. dovrebbe? No, non lo so. Va No, bene. non si spegne. Bene, dai, partiamo. Partiamo, partiamo, partiamo. Allora, dicevo che settimana scorsa ho ritrovato una dichiarazione d'amore di mio figlio quando aveva 7 anni, esattamente 20 anni fa, ieri, che mi ha scritto: Mamma, ti amo, vorrei stare sempre con te. E niente, da qui mi è partita il coinvolgimento legato ad un tema così potente come quello della nostra mamma. E, diciamo che il tema del rapporto con la mamma è fondamentale, è come mettere delle fondamenta per ciò che è
Sì, molto brava Beatrice, è vero. Non so, cioè, non so cosa ha fatto, anzi so cosa ha fatto, però perfetto. Bea, ti ringraziano tutti. Ok. Dicevo, perché è fondamentale la relazione, anzi Tommy, è stata del Tommy l'idea, è stata dell'altro mio figlio l'idea, del mio 27enne che 20 anni fa esatti mi ha fatto questa dichiarazione e da questa meravigliosa lettera mi è venuta la voglia di ricordare un rapporto fondamentale della nostra vita, della nostra intelligenza, di tutto. Abbiamo assolutamente bisogno di avere una relazione armoniosa con la persona più significativa della nostra esistenza, che è colei che ci ha dato la vita, colei che ci ha tenuto in grembo, che ci ha nutriti per 9 mesi, mentre noi eravamo dei meravigliosi, delle meravigliose creature acquatiche. Ed eravamo in questa dimensione dove niente era pericoloso, era tutto molto ovattato, molto nutriente. E in un certo senso, quando poi usciamo da questo mondo incantato, penso che un po' tutti cerchiamo di riavvicinarci a quella sensazione meravigliosa, primordiale, di contenimento che ci ha accompagnati per così tanti mesi. Certo, poi non tutti hanno avuto questa situazione idilliaca, sappiamo bene che ci sono situazioni particolari, però è bello, è molto bello l'idea di puntare oggi insieme a voi l'attenzione sul tema della nostra mamma, di questa creatura senza la quale comunque noi non saremmo qui. E il mio intento è proprio dedicarle un tributo, celebrarla con tre semplicissimi giochi che faremo come sempre con le nostre carte, ci aiuteranno. E io vi chiedo una cosa, di fare una cosa molto semplice, di celebrare i loro nomi. Ognuno di noi ha chiamato la propria mamma, penso il 99% di noi l'ha chiamata mamma. C'è qualcuno che la chiama per nome, ma la maggior parte di noi ha sempre utilizzato, no? Mamma. Comincerei con una cosa semplice. Ognuno di noi fa un tributo ai due nomi, e poi dopo vediamo perché, voglio che siano due. I nomi della nostra mamma e il nome della nostra nonna materna, quindi la mamma della nostra mamma. Mi piacerebbe che ognuno di voi scrivesse. Adesso comincio io, comincio a scrivere. Oggi scrivo e scrivo mamma Bruna. E scrivo nonna Ernesta. No, non questa Ernesta, nonna Ernesta. Vorrei che ognuno di noi potesse condividere e celebrare il nome della propria mamma. Quindi cominciamo con una cosa veramente semplice, la nostra mamma e la mamma della nostra mamma. E poi vediamo perché. Vediamo perché. Voglio oggi, in questa celebrazione dell'amore della nostra mamma, scrivere tutti e due. Patrizia, tu hai avuto sia la mamma che la nonna che si chiamava Anna, o si chiama, scusa, non so. Poi abbiamo una mamma Rosa e una nonna Beatrice per Steffi. Abbiamo per Laura anche lei mamma Rosa e nonna Santina. Benvenute, benvenute tra noi. Non so se sono ancora tra noi o se sono in qualche altro spazio nell'universo, ma vorrei dare il benvenuto ad ognuna di loro. Per Antonella diamo il benvenuto a mamma Daniela e nonna Antonia. Poi c'è Andrea che dice benvenuta a mamma Vittoria e nonna Maria.
Poi abbiamo. Non importa se non ci sono più tesoro. Ok. Ah, sì, tu l'hai già scritto. Va bene, dopo facciamo un lavoro anche su quello. Per Maria, invece, mamma Giustina e nonna Angela, benvenute anche a voi. Per Katia c'è mamma Angela e nonna Lidia, benvenute. Per Carmen c'è mamma Santa. Ok. Bene, abbiamo cominciato a celebrare una cosa all'apparenza molto comune, molto semplice, ma il nome della nostra mamma ha sempre un fascino speciale. Mamma Clorinda e nonna Lucia, per Enza. Poi c'è Carmen che invece ha la nonna Giuseppa. Poi c'è Stefi, la mamma. E la nonna sono nell'oltre. Benissimo, dopo, cioè benissimo, scusami, nel senso va bene così, ci sarà il momento per stare con loro, sia che siano fisicamente presenti con noi adesso, sia che non lo sono. Quindi, intanto che voi andate avanti a scrivermi i nomi e celebrare e dare loro il benvenuto qui tra noi oggi, in questa ora insieme. Che abbiamo deciso di giocare con la nostra intelligenza emozionale con una relazione fondante della nostra vita, che è appunto quella con la nostra mamma. E sono tutte e due. Poi abbiamo Martina dice nonno Vasco. Sì, possiamo fare anche una diretta sul papà e la faremo probabilmente, però oggi forse. No, nonno Vasco è un uomo, decisamente, Martina, va bene. Mirella, per Mirella invece la sua mamma è Michela, quindi benvenuta anche a Michela. Allora, se non c'è questa connessione tra la persona, le persone, ma oggi parliamo del genitore femminile che ci ha dato la vita, se non riusciamo a trovare pace in questa relazione, in qualche modo tutto il resto delle nostre relazioni sarà sempre un pochino offuscato. Quindi una delle cose più importanti che abbiamo da portare, da mettere in luce, da risolvere in un certo senso, è la nostra relazione con la nostra mamma. Ovviamente oggi non siamo qui a fare questo tipo di lavoro. Mi è venuto un respiro molto profondo, bellissimo. Mi fa piacere, Stefi, che questa vicinanza tu l'abbia accompagnata con una delle attività principe che noi possiamo gestire nella nostra esistenza emozionale, che è il respiro. Sapete che abbiamo tante viscere che funzionano, ma l'unico organo viscerale che noi abbiamo, su cui noi abbiamo veramente un controllo immediato, sono i polmoni, perché noi possiamo decidere di stabilire l'intensità, la frequenza dei nostri respiri. Mi sono spuntate le lacrime. Va bene, Mirella, le lacrime accompagnano emozioni intense, non dobbiamo frenarle, non dobbiamo averne paura e non dobbiamo vergognarci perché le lacrime sono un meccanismo fisiologico che il nostro meraviglioso sistema ha messo in campo per aiutarci a sciogliere tutti i picchi emozionali. Quindi, guarda caso, le lacrime vengono per una profonda commozione, per una profonda tristezza, ma anche per una estrema felicità. Tutte le emozioni che sono dei picchi emozionali spesso hanno bisogno di essere sciolti dal nostro apparato e quindi per questo il nostro corpo ha inventato le lacrime. Allora, Patrizia dice: mio figlio Christian oggi compie gli anni, aveva 17 anni, la mia mamma ha compiuto gli anni 86 anche lei oggi. Molto bene, qui abbiamo un nipote che ha dato un tributo alla sua nonna materna e questo è molto bello. Allora, passerei al secondo gioco con il quale vi vorrei coinvolgere e per questo gioco utilizziamo le nostre carte delle metafore.
non il paesaggio, non il rumore, non l'odore, non le spezie, non la musica. Qua abbiamo tutte le nostre. Oggi vorrei utilizzare la metafora del colore. La metafora del colore è molto semplice, molto accessibile, molto universale, molto personale, nonostante si cerchi di indirizzare sempre i colori, questo colore vuol dire quello, questo colore vuol dire quell'altro. In realtà ognuno di noi ha la sua storia con i colori, ognuno di noi ha la sua sensibilità nei confronti dei colori, quindi rispettiamo al massimo. Ecco, il gioco che vi voglio proporre è questo. Qui entriamo un pochino più nello specifico di quella che può essere la relazione che abbiamo o che abbiamo avuto con la nostra mamma. Allora, sappiamo bene che chi è molto fortunato ha avuto una mamma amorevole, presente, accudente, che ha lasciato libertà nel momento in cui era giusto che ognuno di noi cominciasse a prendere le misure per strutturarsi nella sua esistenza privata e personale. Tuttavia, non proprio tutti sono stati così fortunati. Sappiamo che le persone, essendo umane, essendo a loro volta magari portatori di ferite o di storie dolorose, faticose nella loro discendenza, qualcuno di noi può non serbare così sempre e solo delle sensazioni, amorevoli, delle sensazioni belle. L'amore per la propria mamma è indiscutibile, ma da lì a tutte le emozioni che, gravitano intorno a questo sentimento profondo, può anche succedere che siano invece a volte addirittura impegnative. Io ad esempio sono una di quelle persone che ha sofferto molta solitudine. Io ho avuto una mamma che era un'artista, ma che non era molto brava a comunicare, a trasmettere il suo affetto. E quindi ho sentito parecchie mancanze, ho sentito molta solitudine. Allora il gioco che vi voglio proporre è questo. Usiamo la metafora del colore e la mia proposta è questa qua. Se la mia mamma, adesso parliamo al tempo presente per coloro che hanno ancora la mamma in vita, poi coniughiamo lo stesso gioco proponendolo al passato. Allora, se la mia mamma fosse un colore, che colore sarebbe? E soprattutto, va bene così? Mi piace questo colore. Ha fatto il massimo di quello che poteva, indipendentemente dai risultati. Quindi partiamo da. Riaccendi i dati e lascia il wifi. Non so entrare. Ecco. Sei tornato. Sì, però sono di nuovo. Adesso vedo mosaico. Ma che cazzo vedo? Eh no, vabbè, un corno, dai, non posso fare una trasmissione così. Riaccendi e rispegni il wifi, Tommy. Io provo a trasferirmi di là. Mi aiutate per piacere? Sì, ti porto il computer. Sì, portami il computer. Never again di qui. Chiudilo un po', Tommy. Chiudilo un po'. Mi metto qua, amore. Come? Io mi metto con questo qua di dietro. Funziona? Mi portate le carte e il mio quaderno, per piacere? Sì. A vedersi male comunque. Sei comunque in diretta? Sì, lo so, tesoro. Grazie. Anche là. Grazie.
Allora, ho provato a spostarmi, casa molto accogliente, grazie. Per fortuna ho i miei ragazzi oggi che sono qui con me. Ok, vediamo se riusciamo. Si vede che nella stanza di là oggi non prendeva, per cui si vedono questi cavi brutti. Costa solo leggero. O sono questi? No, sono questi. Ok, ma sono proprio brutti, dai. Dunque, ci siamo? Vediamo se posso ripartire. Ditemi se mi sentite, se mi vedete. Oggi è così, va così. Oggi la mamma ci mette a dura prova. Cara mamma Bruna, mi hai messa a dura prova. Ma non importa, teniamo alte. Da qui si vedono persino le mie calze, va bene, vedete persino che la parte bassa del si vedono. Vediamo se mi sposto un po' avanti così non vedete le mie calze. Boh, va bene, meglio di prima. Allora, carissime, carissimissimissime che avete deciso di restare con me nonostante questo imprevisto. Bene, dunque, eravamo arrivati qua. Colore. Il gioco che vi propongo è questo. Pur nel pieno rispetto di come la nostra mamma ci ha cresciute, il gioco è questo qui. Se la mia mamma fosse un colore sarebbe, quindi la mia mamma è... Ma a me sarebbe piaciuto che fosse stata un pochino più... Faccio subito l'esempio della mia. La mia mamma Bruna era, perché la mia mamma non c'è più, era rossa. La mia mamma era rossa. Aveva un forte senso del dovere. Era del segno del leone. Era una mamma... molto di polso, chiamiamo, molto ligia a quello che sono le regole, ma nello stesso tempo era una donna fantasiosa che dipingeva, scriveva, faceva un sacco di cose. Quindi la mia mamma era rossa, ma io avrei voluto che fosse un pochino più arancione, un arancione molto chiaro, caldo, quasi verso il giallo. E la motivazione che io sento è che avrei voluto più calore, più affetto e meno dovere, meno senso del dovere, più accoglienza e meno regole. Avrei voluto più carezze e meno ordini. Ecco, quindi la mia mamma Bruna, anche te, la tua mamma Bruna è un verde muschio, ma avrei preferito un verde brillante. Anche lei era del leone. Mamma mia Silvia, che mamma Bruna del leone. La mia mamma era del 4 agosto. Fammi sapere la tua. Allora, mi sono spiegata, il gioco è questo. Coniughiamo la metafora del colore all'essenza, alla struttura della nostra mamma, all'energia che noi sentiamo del 13 agosto, l'energia che noi sentiamo, di che colore è o di che colore era l'energia della nostra mamma. Proviamo a immaginare se questo colore è esattamente il colore che è stato buono per noi, oppure se avremmo voluto almeno in alcuni momenti che questo colore fosse un po' più tenue, oppure un po' più forte, oppure... Non so, ditemi voi. Ascolto e leggo i colori della vostra mamma. Vediamo che cosa mi scrivete. I colori della nostra mamma. Vediamo cosa mi dite, di che colore è o di che colore era l'energia della nostra mamma. E era buona così? È stata giusta per noi? Oppure avremmo voluto
che avesse un'altra sfumatura, un'altra tinta, un altro colore. Attendo che... Allora, Cinzia dice: la mia mamma era un rosso, anche la tua, ma avrei voluto azzurro. Ecco, guardate come l'energia è, come cambia, com'è potente, da rosso a azzurro addirittura. La mia mamma è bianca, trasparente, perché inesistente. Ok, allora anche chi non ha più la propria mamma in vita, anche chi la sua mamma era... è ormai nell'oltre, cerchiamo di percepire, di sentire e di ricordare qual era il colore dell'energia della nostra mamma, che colore abbiamo percepito e che colore magari in alcuni momenti avremmo voluto, oppure era un colore perfetto. Uno può anche, allora, l'energia della mia mamma, dice Patrizia, era di colore rosso e verde, grande passione e grande cuore. Quindi immagino che per Patrizia il colore della tua mamma era perfetto così. Sono contenta per te, sono felice che tu abbia avuto un'energia che è stata proprio quello di cui avevi bisogno. Anna Maria dice: a me viene da pensare all'arancio. Lei era sempre sorridente e io amo l'arancio. Ecco, un'altra esperienza, un'altra demo di una persona che è contenta del colore della sua mamma. Patrizia dice: un acquario come me, così diversi e così simili. Allora, Carmen Macaluso dice: il colore era bianco. Ecco, ditemi anche se quel colore era buono per voi, era giusto per voi, oppure se in qualche momento avreste voluto avere un'energia un po' diversa. La mia mamma l'ho subito associata al rosso, anche Stefi dice. Aveva un'energia esplosiva, era un segno di fuoco, l'ammiravo e stimavo tantissimo. Io avrei voluto un colore più accogliente, un blu, più calore per me. Ok, Stefi, la tua storia è abbastanza vicina alla mia, Quindi tanta energia, ma... Patrizia dice: io non avrei nessun colore, ho mamma diversa nel bene e nel male, è stata perfetta. Benissimo, sono molto contenta Patrizia, molto. Katia dice: io sento un colore lilla, violetto, mi fa pensare ad un abbraccio di cuore e di anime. Bene, quindi Katia, anche tu l'energia di della tua mamma l'hai sentita bene, l'hai sentita... è stato un'energia, un colore che ti è piaciuta, insomma, che è stata una cosa buona per te, per la tua vita. Carmen dice: sì, la mia mamma era dolcissima. Bello, molto bello. Dai, raccontatemi ancora un po' qualche cosa riguardo al colore dell'energia che avete sentito da questo rapporto, da questa relazione che è unica, insostituibile, irripetibile, è qualcosa, è una sensazione veramente che è un mattone, base, un fondamento di tutto quello che è poi la costruzione della nostra... di tutta la nostra struttura caratteriale, di quello che è stata gli indirizzi, le scelte che abbiamo preso nella nostra vita, è tutto molto molto importante quello che è stata la relazione. E mi piacerebbe sentire da voi qualche racconto di più su questo colore energetico della vostra mamma. Non so se si è bloccato di nuovo, perché non arriva più nessun contributo, quindi vediamo. Oggi va un po' così. Oggi questa diretta, no, penso che... Questa diretta penso che... Non è. Va bene? Ok.
Bene, allora, se tutte avete condiviso questo secondo gioco che vi ho proposto, adesso vorrei parlare di una cosa molto, molto importante che riguarda la relazione con la persona che ci ha dato la vita. Oggi vorrei proporvi questa emozione, questa sensazione, questa potenza energetica che riguarda la gratitudine. Allora, Alessandra dice: mia mamma Pia era fucsia e non l'avrei cambiata. La mia più grande, unica amica, un'ariete dura, ligia, ma molto amorevole. Mi fa piacere, Alessandra, davvero. Mi fa piacere che tu abbia vissuto l'esperienza di avere una mamma che consideri la persona perfetta per te. Quindi il passaggio che vi voglio proporre legato a questo tema così anche commovente ha a che fare. Allora, già qua ci sono arrivati degli altri contributi. Anna Maria dice: ho percepito subito l'arancio perché è energia solare, mi dice. Era allegra e ottimista e lei era proprio così, dice Anna Maria. Poi c'è Stefi che dice: io ancora oggi non sopporto il rosso, non mi vesto mai con accessori rossi, nemmeno oggetti in casa di rosso, men che meno il rossetto. Mia mamma faceva la pantalonaia, lavorava moltissimo, le volevo un gran bene, però mi mancavano abbracci. E desideravo tantissimo che mi accompagnasse a scuola e lei non l'ha mai fatto. Ecco, Stefi, anche queste sono riflessioni che abbiamo tutto il diritto di portare con noi nel cuore, pur rispettando tutto quello che ci è stato dato, ma sento che possiamo avere questa componente, questa possibilità oggi qui tra di noi. A condividere. Enza dice: anche la mia mamma era un colore rosso, ma io l'avrei voluta più tenue, meno regole, più affetto. Allora mi colpisce che tutte noi, e siamo già in quattro, mi sembra, quattro forse cinque, che abbiamo avuto una mamma molto direttiva, una mamma che è stata insomma potente, ma abbiamo usato il rosso. Tante di noi che hanno avuto una mamma impegnativa, chiamiamola così, hanno usato il rosso. Abbiamo usato il rosso. Evidentemente, questa è un'energia genitoriale che ci accomuna, almeno noi che siamo qui in questo momento. E quindi io vorrei passare all'ultima riflessione che vi voglio proporre oggi. Che riguarda la gratitudine per ciò che di unico ci ha trasmesso la nostra mamma. Un grazie, grazie mamma per. Attenzione, vorrei specificare che diamo per scontato che tutti noi possiamo dire grazie alla nostra mamma che ci ha dato la vita. Quindi escludiamo questa macro famiglia diciamo, questo macro tema di gratitudine che riguarda il fatto che ovviamente la nostra mamma ci ha dato la vita, ma vorrei che potessimo andare oltre e quindi ad esclusione del grazie che mi hai dato la vita e grazie che mi hai voluto bene, perché sono due situazioni che non dico che diamo per scontato, ma che vorrei che facessero parte, diciamo, della base. Mi piacerebbe che ognuno di noi riflettesse su quello che di unico ci è stato passato dalla nostra mamma, cioè per che cosa sentiamo di ringraziare? Ringraziare per magari averci trasmesso un valore, oppure ringraziare per aver agito in nostra protezione in un momento particolare della nostra vita, oppure
oppure potremmo ringraziarla per come è stata brava a mantenere alta la regia di tutta una famiglia, no? E vediamo un po' che cosa. Allora, Alessandra sta già mandando il suo contributo. Grazie per avermi insegnato ad essere una mamma simile a te con mio figlio. Ecco, Alessandra, guarda, a me viene da dire esattamente il contrario, nel senso, grazie per avermi dato talmente tante mancanze che io fin da piccola ho deciso che ai miei figli non avrei mai fatto passare quello che lei ha fatto passare a me. Quindi, guarda, esattamente l'opposto. Adesso che ovviamente ci ho fatto tanti lavori, sono 20 anni che faccio lavori su di me e che continuo a portare avanti tutte le mie riflessioni sul tempo che cambia. E adesso posso dire che posso dire grazie anche di quello, ma non solo di quello. Allora, poi c'è Silvia che dice: grazie per un senso fortissimo per la giustizia e per il rispetto e grazie per l'amore per l'arte. Ok, questo è molto interessante. Anche l'amore per l'arte mi accomuna, Silvia. Patrizia dice: grazie mamma per avermi trasmesso la generosità verso il prossimo. Io da piccolo ho visto mia mamma togliersi le scarpe per strada e darle ad un senza tetto. Wow! Caspita! Un gesto veramente. Grazie anima, dice. Grande anima, scusa, dice Mirella nei confronti della testimonianza che abbiamo avuto da Patrizia. Davvero. È un bel momento riflettere su quello che possiamo ricordare o possiamo tuttora permetterci di condividere il senso di gratitudine per qualcosa di specifico che arriva dall'energia della nostra mamma. Nel mio caso, mia mamma era un'artista. Era un'artista e quindi una donna che ci ha sempre permesso di tenere anche la casa, diciamo, in disordine, dove noi potevamo avere il tavolo pieno di attrezzature artistiche per poter esprimerci, per disegnare, per tagliare, per costruire. E io ricordo che rispetto a tutti i bambini che giocavano, che erano nel mio cortile, io abitavo alla periferia di Milano, in un quartiere periferico di Milano negli anni 60 e 70. Tutti questi bambini dovevano sempre tenere tutto in ordine, la casa in ordine, non si doveva mai lasciare niente fuori, mentre in casa mia c'era sempre un grande putiferio, non solo di roba nostra, ma anche altri bambini che venivano, facevano, disegnavano. Quindi questo è stato per me un momento che mi ha permesso di esprimermi e di essere io tuttora una persona in grado di esprimere la mia componente artistica. Poi abbiamo Enza che ci dice: grazie per avermi reso così responsabile. Bello, bello, se hai avuto una mamma che ti ha trasmesso il senso di responsabilità, Enza, hai avuto davvero un grande, grande dono. Poi abbiamo Anna Maria che ci dice: io sono grata a lei per l'ottimismo, per la speranza che mi ha trasmesso, per la fiducia in me stessa che mi incoraggia ad avere e per il mestiere che mi ha insegnato. Mamma Anna Maria, che meraviglia la tua mamma. Non mi ricordo come si chiama perché quando avete scritto eravate in tanti, ma veramente ringraziamo tutti la mamma di Anna Maria come mamma top di coloro che sono adesso collegati. Poi abbiamo Shane che dice: grazie mamma per non avermi coccolato, per non avermi dimostrato il tuo amore, così tu e il papà avete stimolato in me la forza di poter superare le difficoltà della vita. Caspita, Shane,
È potente questo ringraziamento. Davvero grazie per questa tua condivisione. Anna dice buon pomeriggio a te, Anna. Stefi dice: io sono stata considerata una mammona con i miei figli, ma sono felice e non me ne vergogno perché è tutto quello che è mancato a me. Stefi, abbiamo veramente due vite molto, molto parallele, molto in risonanza. Allora, Katia dice invece: grazie mamma per avermi fatto comprendere come il nostro legame è speciale e indissolubile e per avermi riaccolta in un momento particolare della mia vita, senza farmi domande, ma con amore incondizionato, il vero amore. Wow, Katia! Bella, bella la tua testimonianza, questa vicinanza di una mamma che ti accoglie, ti riaccoglie senza farti domande è veramente un dono molto prezioso. Sono contenta che tu l'abbia ricevuto. Allora, poi abbiamo Maria Giovanna, il nome della tua mamma. Grazie, grazie Anna Maria. Sì, abbiamo Anna che dice: senza dubbio, tutto quello che so è grazie a te. Bello, anche questa, quindi la conoscenza. Hai avuto una mamma che ti ha trasmesso conoscenza. Poi abbiamo Carmen che dice: grazie mamma per le cose belle che mi hai insegnato. Anche qui abbiamo un ringraziamento di conoscenza. Elga, buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a te Elga. Ci tenevo tanto ad esserci dall'inizio, ma ho staccato solo ora. Mi dispiace, vedo che comunque rispetto all'orario delle 2, devo dire che in questo momento siete meno della media, quindi è molto probabile che chiederò a Gaetano di rimettermi alle 2, perché effettivamente forse quest'orario non è così, non è più agevole di come pensavo. Perché di solito la mia media era tra i 20 e i 25, invece oggi vedo che siete un pochino meno, in questo momento siamo in 16, quindi potrebbe anche essere che questo cambio di orario in realtà non è molto buono, perlomeno per le persone che generalmente mi seguono. Allora, io vorrei riflettere con voi su un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo e vorrei che dessimo, prima di finire questa diretta così tribolata, Elga, devi sapere che oggi è successo un po' di tutto. Ho dovuto cambiare stanza perché non c'era ricezione, prima c'era ricezione, è andata via, poi è tornata, insomma, è stato un po' complicato oggi, ma siamo qui, ce l'abbiamo fatta. Dicevo, io ho scoperto non tanto tempo fa, forse un paio d'anni fa, e mi scuso se tutti voi già lo sapete, ma ci tengo a condividere con voi questa cosa che non sapevo, che è questa. Allora, gli ovuli che le donne producono, quelli che poi si staccheranno mese dopo mese per forse essere fecondati, si cominciano a formare già quando eravamo un piccolo feto di 4 mesi dentro nell'utero della nostra mamma. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà, da un punto di vista cellulare, la mia mamma, Bruna, ha cominciato a produrre gli ovuli, che poi uno dei quali sono diventata io, quando era ancora dentro nel ventre della sua mamma, quindi della mia nonna Ernesta. Questo vuol dire che da un punto di vista cellulare noi abbiamo la materia cellulare prima arriva dalla nostra nonna materna. Io quando ho saputo questa cosa sono rimasta davvero esterrefatta perché non lo sapevo, non ci avevo mai pensato e quindi io, tra l'altro, per la mia nonna Ernesta ho avuto un amore
fortissimo, un amore intenso. Tutto quello che la mia mamma, consideriamo anche che io sono la terza, dopo due fratelli maschi, che il matrimonio di mia mamma non era questa meraviglia. Mia mamma ha molto sofferto con mio papà e quindi probabilmente non le è stato facilitato anche il suo compito di mamma, soprattutto di me che ero la terza. Mentre io trovavo rifugio, amore, calore, accoglienza, abbracci, baci, carezze, praticamente solo dalla mia nonna Ernesta. E quindi quando ho saputo che praticamente io sono stata costituita, cioè la materia prima, cioè la cellula che per prima mi ha forgiata, diciamo, mia struttura, mi ha costruita, arrivava da lei. Questo è stato per me una notizia meravigliosa. Quindi mi piacerebbe concludere questa nostra diretta portando un tributo, una celebrazione, un ringraziamento anche alla nostra nonna materna. Che ecco, Stefi, vedi che cosa emozionante, anche tu non lo sapevi. Guarda, anch'io l'ho scoperto veramente un paio d'anni fa, non prima. E questa cosa davvero mi ha commosso tantissimo, quindi mi piacerebbe che noi oggi, noi che siamo qui, noi donne, che la maggior parte come sempre qui siamo donne, potessimo dare un saluto, un ringraziamento, un pensiero, un ricordo proprio specifico alla nostra nonna materna, perché noi da un punto di vista cellulare arriviamo da lei, che a sua volta, quindi questo filo che ci lega alla prima madre, la madre primordiale. Anche Elga dice che anche lei non lo sapeva. E grazie per la condivisione. Sì, io ci tenevo tantissimo a condividere con voi questa cosa. E questo è il motivo per cui all'inizio ho chiesto di scrivere entrambi i nomi, no? Quindi grazie. Io voglio ringraziare la mia nonna Ernesta, la mia meravigliosa. Scusate che mi suona un. Niente, oggi proprio deve succedere di tutto, persino ho dimenticato un promemoria. Allora, poi c'è i nonni materni, non li ho mai conosciuti perché sono morti prima della mia nascita. Stefi, mi dispiace tantissimo, è vero, non mi sono dimenticata di portare questa opzione. Non tutti noi abbiamo avuto il privilegio di conoscere i nostri nonni. Quindi grazie nonna Giuseppina, dice Carmen, quindi una parte di te sappi che da un punto di vista di struttura cellulare arriva dalla tua nonna. Allora io vorrei ringraziare la mia nonna Ernesta. La mia nonna Ernesta è stata il mio lago caldo di contenimento. Sono state una specie di meravigliose terme calde, accoglienti, amorevoli, che sono riuscite a permettermi una ricarica nei miei momenti invece di grandissima difficoltà. Io sono l'ultima, dopo due fratelli maschi. Davo fastidio, io davo fastidio a prescindere. E quindi per me è stata veramente difficile la mia infanzia, ma la mia nonna era la mia dea, era una meraviglia. Lei aveva tutte le cose migliori che si possono avere da una nonna, lei ce le aveva. Allora, Patrizia dice: grazie nonna Anna, detta da tutti noi nonna Ciuzza. Benvenuta nonna Ciuzza. Poi abbiamo Stefi che dice: la mia nonna Beatrice avrei tanto voluto conoscerla e abbracciarla. Ho saputo pochi anni fa che in giovane età ha sofferto moltissimo, soprattutto delle pene d'amore molto gravi. Oh, che peccato davvero. Stefi,
Poi c'è Silvia che dice: la mia nonna Rina, non... un portento della natura, curiosissima, allegra, amante dei viaggi, una cuoca sublime. Ho vissuto tante estate in Toscana con lei, affettuosa, instaccabile. Le mando un grande abbraccio caldo. Bene, benvenuta anche a nonna Rina. Nonna Ciuzza, mi sa che Katia la conosceva allora, vedo che è probabile. Enza invece ringrazia la nonna Lucia, eri sempre confortante ed eri il mio supporto. Sì, anche la mia nonna Ernesta era confortante, amorevole, dolcissima, era una meraviglia. Anna Maria, e sì, anche io non li ho mai conosciuti, ma mia madre mi parlava della sua mamma Michela. Era di animo buono, mite e caritatevole, grazie alla nonna Michela. Ah, che bello! Mi piacciono tutte questi nomi di persone a me sconosciute, ma che in qualche modo fanno parte della mia vita, perché voi fate parte della mia vita, perché voi oggi avete scelto di essere qui con me e di fare e di condividere un argomento così potente come il nostro rapporto con la nostra mamma e la nostra nonna materna. A nonna Ciuzza e nonno Cola volevo ringraziarli per avermi fatto vedere il vero amore. Sono stati insieme per 65 anni, per morire a distanza di mesi. E anche questa è un'esperienza di altri tempi, quella di aver condiviso un amore lungo. Una volta c'erano molte meno possibilità, non c'era anche la cultura, non c'era anche la possibilità economica di separarsi, a parte che non era proprio possibile da un punto di vista anche legislativo. E quindi spesso i nonni sono anche quella congiunzione di vite insieme lunghissime, alcune davvero come compagni, altre magari un pochino più rocambolesche o comunque più difficoltose. Loro si amavano moltissimo, è molto bello, infatti è molto bello che aver avuto questo esempio, no? Perché il nostro primo momento nel quale impariamo che cos'è l'amore, noi lo impariamo da bambini, osservando gli adulti, osservando i nostri genitori, osservando i nostri nonni. Quindi abbiamo sicuramente un esempio molto forte, molto importante. Che è l'amore che abbiamo visto tra i nostri genitori. Katia dice: io ho avuto nonna Lidia e Luigi e nonna Polissena, detta Polisna, e nonno Carmelo. Quindi tu ne hai avuti tanti, decisamente. Hai avuto la fortuna di avere e aver conosciuto tutti e quattro i nonni. Bene, carissime amiche, perché avevamo un unico partecipante uomo oggi che sta lavorando, quindi probabilmente ci ha lasciati nel senso che si è disconnesso. Allora, anche Elga dice: io non li ho conosciuti, ma avevo una zia che ha trattato la sorella, cioè mia mamma e noi nipoti, soprattutto me, che ero l'unica nipotina, con un grande, unico e meraviglioso amore. Gratitudine a zia Miranda. Sì, molto bello questo supporto, questa rete parentale che può essersi creata intorno a delle situazioni magari difficili o di carenza oppure di fatica. Ci sono anche genitori che non sono riusciti a stare vicino ai propri figli perché dovevano per forza lavorare, come ci raccontava prima una di voi che diceva che avrebbe voluto che la sua mamma l'accompagnasse a scuola, ma non poteva perché faceva la pantalonaia, che lavorava in casa. E quindi il mio invito riguardo a questo tema è proprio quello di provare a sviscerarlo il più possibile. Alla fine,
comunque di accogliere tutto quello che i nostri genitori sono stati in grado di darci. Se questa è stata la nostra storia, si vede che questo era un po' il nostro percorso. È quello che ci ha portati ad essere le persone che siamo oggi. Quindi il mio invito è quello di fare pace con la relazione con la propria mamma. E come dicevo all'inizio, una relazione d'amore così importante è la base, sono le fondamenta sopra le quali noi possiamo costruire tutto il resto delle nostre relazioni. Se siamo ancora in attesa di ricevere attenzioni o amore da un genitore che non ha saputo darceli per i motivi più disparati, faremo molta, molta fatica a costruirci delle relazioni sane e delle relazioni nutrienti per noi. Faremo fatica a trovare le persone giuste per noi e quindi trovare una quiete, una serenità e una pace con queste relazioni, soprattutto quella con la mamma, è veramente un pezzo di strada molto importante. È un tassello dell'intelligenza emozionale davvero molto molto fondante, quindi vi invito tutti a riflettere. Siete in pace? Vi sentite davvero in pace con la relazione, con questa relazione, con la relazione con la vostra mamma? Ecco, chi sente di non aver proprio chiuso tutte le possibili sfumature dolorose o di sconforto o di ingiustizia, perché abbiamo potuto anche ricevere delle ingiustizie. Ecco, il mio invito è quello di trovare il modo di sanare tutto questo e di costruire una relazione di pace con la mamma e con entrambi i genitori. Detto questo, vi ringrazio di essere rimasti con me nonostante tutte le fatiche di oggi. Stefi mi dice: grazie tantissimo, è stata una diretta emozionante che ha fatto riemergere stati d'animo repressi e nascosti. Mi sei mancata, Chiara, questo orario per me è perfetto. Ecco, Stefi, va bene, adesso vediamo, magari settimana prossima provo ancora in questo orario e poi vediamo come va, se me lo permetterà Gaetano, scusa. Katia, questa diretta mi ha veramente scaldato il cuore e mi fa piacere. Io ho fatto pace con la mia mamma e quasi mi sento in colpa ora a dire certe situazioni. No, no, tesoro, no, no, no. Noi oggi abbiamo semplicemente celebrato qualcosa che ha dentro tutto, ha dentro tanto, perché nell'amore sappiamo benissimo che non c'è l'idillio, nell'amore c'è tutto, c'è anche la fatica, ci sono i compromessi, ci sono le controversie, ci sono gli accordi e ci sono anche le delusioni, no? Quando noi ci permettiamo di amare, sappiamo, dovremmo sapere che comunque c'è anche dentro la possibilità di essere delusi e di deludere, questo non per mancanza d'amore, ma per la fatica di mettere insieme due esseri umani che devono trovare il modo migliore per gestire la propria relazione. Quindi no, non sentirti in colpa, assolutamente. Quindi ringrazio Patrizia, Silvia, insomma, tutti voi che siete stati con me oggi. Ci diamo appuntamento a settimana prossima, ancora a quest'ora, vediamo come andrà. E niente, grazie per le vostre condivisioni. Buon proseguimento di serata, buona cena, buon tutto. E grazie ancora alle nostre mamme e alle nostre nonne. Ciao, vi voglio bene. Ciao.